Ciao a tutti ragazzi, sono Berco e noi sono di GTA 5 Online. Siamo tornati su GTA 5 Online. Nello scorso video abbiamo fatto un tutorial. Se ve lo siete persi vi lascio il link in descrizione o se no qui in alto a destra dovete cliccare la i che esce adesso e dopo il video, quindi, e poi andrete direttamente nel video. Comunque ragazzi, siamo qui oggi, come appunto detto prima, GTA 5 Online, e oggi ragazzi andiamo a fare una cosa figa. Vabbè, siamo nel casino perché devo ancora fare la roulette, da un po' di tempo che non gioco, però devo fare la roulette, quindi e quindi siamo qui nel casino. Però anche per questo adesso chiamiamo il meccanico. Per il frattempo vi dico cosa facciamo oggi. Oggi ho scoperto una cosa in aeroporto dove c'è quella sfida, magari qualcuno lo sa, dove c'è la sfida, dove c'è una l'emissione lì dell'aereo, bla bla, e ho scoperto che si guadagnano un bordello di soldi, quindi oggi andiamo a farli. Comunque sto chiamando il meccanico perché, come vedete, c'è scritto nero. Che cos'è nero? È la macchina, la nuova Bugatti nero, ed è bellissima, l'ho vinta grazie al casino, grazie al casino. Cioè, boh, adesso ve la faccio vedere. Tac, allora, non meccanico, assicurazione. Vabbè, comunque ci troviamo quando troviamo la macchina, va? Ragazzi, ed eccola qui, è arrivata la macchina e guardate come ho cavoli. È bella, è bellissima. Cioè, ci ho speso un bordello di soldi, cioè non l'ho fatta tutta completa, però è bellissima. Bianca e blu è bellissima, cioè ragazzi, è stupido. Poi tipo mi piace un bordello, lo spoiler che si alza. Guardate, ora vi faccio vedere. Guardate, vedete? Tac, si è alzato. Guardate. Vedete? Si è alzato, mo freno e si abbassa. Mo vado veloce e si alza. Cioè, guardate quando freno. Cioè, quando freno è una cosa fighissima. Cioè, tipo gli aerei, cioè gli elicotteri, vedete? È una cosa fighissima. Comunque adesso parcheggiamo qui la macchina, tac. Mamma mia, che parcheggio perfetto, siamo troppo bravi. Andiamo al casino e giriamo la roulette. Eccoci qua ragazzi, nel casino. E però prima mi sono dimenticato di dirvi che dovete lasciare un bel mi piace, iscrivetevi al canale, attivando la campanella e condividere il video con tutti i vostri amici. E voglio dire uno spoiler, che tra poco uscirà una intro fatta da me, fatta proprio da me, quindi aspettatevi tra un po' la mia intro fatta da me e anche l'auto, ovviamente. C'è la stessa cosa, però cambia, cioè non cambia niente, solo vi dico uno spoiler, cioè non è uno spoiler, cioè tipo a posto di intro è outro, quindi c'è la stessa cosa. Comunque poi non so quando la farò e la metterò nei video. Comunque questa qua è la macchina che c'è oggi. Adesso andiamo qui e giriamo la roulette, vediamo che cosa troviamo, se trovo ancora la macchina. Giuro che non so cosa dirvi. No, ho sbagliato tasto. Oh, non mi fa girare la roulette. Ok, vai vai vai, vediamo un po'. Dai, oh, gira 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 gira, vediamo un po' se trovo la macchina. Se trovo, no, lo trovo, la trovo, occhio. Mamma mia ragazzi, quasi la macchina. Però abbiamo vinto $50,000, che mica li butto via. Quanti soldi abbiamo? 100,000 circa, ne abbiamo neanche più di tanti. Comunque mettiamo i soldi in banca e ci troviamo fuori dal casino. Eccoci qua ragazzi, siamo fuori dal casino e stavo dicendo, sono venuto con l'elicottero e però voglio andare in macchina, però l'elicottero non c'è, quindi andiamo in macchina, boom, per provarla un po'. La volevo utilizzarla perché, visto che come ho detto prima, era tanto tempo che non gioco, questa macchina non l'ho testata, quindi la testiamo insieme, quindi se non sono molto capace a guidarla è perché non l'ho praticamente mai usata. Comunque adesso mettiamo il ping e sarebbe qua, e ci sono tipo delle missioni che danno un bordello di soldi, tipo 270,000, adesso non lo so quanto più o meno. Cioè mi sono formato un po', però non mi ricordo adesso bene
quanti soldi, tipo 270.000. Oh! Comunque, mi sa che tipo il prossimo video di GTA sarà una top, tipo un top 2. Lo sai che è un po' cortina, magari anche troppo 3, magari trovo qualcosa di come far soldi su, come si chiama, su GTA. Quindi iscrivetevi al canale se non siete iscritti per vedere la top 3 su come guadagnare soldi su GTA 5 online. Quindi ragazzi, iscrivetevi e lasciate un like in questo video e condividetelo, così anche i vostri amici, grazie a questo video, sanno che ci sarà una top 3 per come guadagnare soldi. Quindi ragazzi, condividete. E vabbè, a questo punto ci vediamo tra 1 chilometro. E sta macchina mi ha preso un porca Eva, ho tipo sfiorato malamente questo qui. Mamma mia. Vabbè, ci vediamo dopo. Ragazzi, eccoci qua arrivati. E sta cosa qui che ho visto è proprio qua sopra. Quindi dovete andare proprio dove c'è l'aereo, il simbolo dell'aereo, e andare qua sopra. E come vedete, guardate un po' cosa c'è. Sta cosa qui. Quindi la facciamo subito. E vediamo un po' che cosa succede. Vediamo allora. Sì, avvio della sessione, bla bla bla, dico, di là, di taglie. Bla bla, sì, vabbè, ci troviamo quando c'è sto caricamento che dura infinito. Eccoci qua ragazzi, adesso vediamo un po' come funziona. Allora, giro della moto esterno. Ok, ah, record mondiale 54 secondi. Gold, silver 1,20 e bronzo 2. Ok, quindi se faccio meglio ci daranno più soldi. Ok, oggi li volevo far tutti, però se non li faccio tutti adesso, molto probabilmente poi farò un altro episodio. Quindi se non li riesco a farli tutti adesso, cioè in questo video, nel prossimo video uscirà la seconda parte e quindi la top 3 tra 2 settimane. Quindi iniziamo subito, perché se no non riusciamo a farli. Comunque vi ripeto di lasciare un bel mi piace. Adesso giro della morte esterno, vediamo che cosa fanno. Ok ragazzi, ho capito, a parte le moto che stanno facendo casino. Cos'è che devo fare? Aspetta, no, scherzavo, ci sono le moto che fanno un casino di casino. Cos'è che devo fare, tipo così? Ah, no. Accelerare. Ragazzi, c'è un casino sotto casa mia, perché un casino di moto stanno venendo. Non sto capendo niente. Ho filato malamente, perché cos'è che devo fare? Signor Stick. Ah, ma no, che cosa? No, non ho capito, raggiungi il primo check. Ok, stiamo calmi. Sì, sali, sali, sali. Ok, cos'è che devo fare? Ah, giro della morte, vai, vai, vai. Fai sto giro della morte, muoviti. L'ho fatto? Com'è che è? No. Non è così il giro della morte. Ma ragazzi, a casa mia questo qui è il giro della morte. No? Oh. Ah, ma quanti ne devo fare? Cioè, così lo devo fare? Non sto capendo niente. Ah, ma dovevo continuare. Ma non avevo capito una mazza. Sì, argento. Easy. No, scherzavo, mi sa no. No, non mi vado a schiantare. Ok, direi che non sono bravo. Ma si può riavviare, perché tipo non avevo capito una mazza? Boh. Se mi vado a schiantare non lo so. Ma meglio di no. Posso sparare? No, dai, volevo sparare. Ragazzi, non avevo capito una mazza di come si faceva. No. No, ok. Ok. Eccola. No, alzati! Mamma mia, troppo forti. Ok. Ok, sto cavolo, ok. Ragazzi, non riesco. Dov'è il checkpoint? Eccolo qui. Che senso? Ok, mamma mia ragazzi. Vabbè ragazzi, vi ho ucciso tutto, perché sennò seriamente non riesco a farlo in questo video
comunque tutte le missioni, quindi velocizzo. Ragazzi, sono esploso, poi non capivo un cavolo di quello che dovevo fare. Quindi ragazzi, dopo mi guarderò. Ah no, proprio non me lo fa vedere tutto. Allora, quindi ragazzi, ve lo chiedo direttamente tutto, perché se no durerà un bordello. Quindi ci troviamo dopo. Ragazzi, credo che ce l'abbiamo fatta. Ho ricevuto medaglia oro, tipo dopo 5 tentativi ho fatto la medaglia d'oro di 2 un secondo, di meno di un secondo. Mamma mia, e sono in questo 11.000. Quindi abbiamo fatto solo il primo e gli è passato tipo, vediamo quanto, mi sa tipo 20 minuti. Ok. Vabbè ragazzi, adesso proviamo a fare questi qua. Questo c'è scritto 10 minuti e vediamo cosa dice. Ok, devo fare un atterraggio perché c'è un guasto di motore, mi pare che ho, cioè io ho capito così. Io aprirei subito. No, no, non aprirei, no, aprirli. Ok, no, c'è il guasto. C'è il guasto di motore. Vedete, sentite tu? Sì, ma sto qua che parla sempre. Mi rompe letteralmente il cavolo. Ok, apriamo questi qua, meno male che almeno la roba elettronica funziona. Cioè, perché se no. Ok, atterriamo. Ok ragazzi, ci siamo. Ci siamo. Andiamo un po'. Ok, in teoria sono atterrato. Che è successo? No, i pompieri. Ok. Ok, vai. Andiamo ad arrivare al check. Andiamo ad arrivare al check. Pedala. Se non arriviamo al check, mannaggia, oh vai! Una spinta, per favore! No, dai, per favore, una spinta! Una spinta, dai, ma io non ci posso credere! E puoi dare una spinta quando arrivo? Dai! Ah, ok. Ha detto che non lo chiamerei proprio un atterraggio, però, perché non sono arrivato... Però, medaglia bronzo, dai, ci sta. Meglio che niente, dai. E c'è scritto 10 minuti, non so perché c'era scritto 10 minuti. Comunque, dai, ci sta, dai. Buono. Mi è piaciuto abbastanza easy questo qua. Abbastanza easy. Quello di prima era molto più difficile. Ma quello del seguire... Parkour... No, cos'è? Le paracadute, ho sbagliato, ho letto parkour. Comunque... Ah, no, ma intendeva tipo 10.000 metri, boh, non so che aspetta, erano i minuti. Vabbè, vediamo un po' cos'è. Eccoci qua, ragazzi. Ci dobbiamo buttare e dobbiamo pigliare quel paracadute, non so come. Buttati! No, come cavoli faccio a prendere quel paracadute? È mega impossibile. È mega impossibile. Atterra! Non ci credo, non ci credo, non ci credo. Ce l'abbiamo fatta, troppo forti. Io lo uccido sta parte perché sennò dura troppo. Ok ragazzi, ce l'abbiamo fatta, però ho mancato l'obiettivo. E ho filato malamente, secondo me. Boh, addirittura bocciato? Perché ho filato malamente la terra... Ah, ho capito. Quindi vabbè ragazzi, ci troviamo alla fine di questo qua. Ragazzi, ho mancato l'obiettivo e guardate dove sono atterrato. Qui sopra, ma vi rendete conto? Io non ci posso credere. Lo rifacciamo un'altra volta, quindi ci troviamo dopo. Oh
Ok ragazzi, ce l'abbiamo fatta, sono atterrato dentro al cerchio, quindi finalmente abbiamo finito questo qui. E medaglia d'oro c'era scritto. Easy bro, ma quanto siamo forti. Mamma mia, distanza 1,69, cioè record abbiamo fatto, easy. Quindi 2 ori e 1 bronzo. Quindi ci troviamo alla prossima missione. Ok ragazzi, eccoci qua. Dobbiamo fare un atterraggio al volo, cioè in città. Quindi speriamo di farcela. Cioè a dietro non... Ah, me lo dice lui dove atterrare. Ok. Ok, perfetto. Pensavo che dovevo decidere io dove atterrare. Sì, ma porca Eva, ecco perché dobbiamo atterrare in città. Cioè, guarda, c'è un... Porca Eva. Oh, sembra nella realtà ci sono. Ma oh, oh, mamma mia, sono tipo fatti benissimo. Non ho mai visto questi effetti su GTA. È tipo fatto benissimo. Mamma mia, tipo gli effetti sono fighissimi. Troppo bello. Guardate ragazzi, c'è ma anche... No, occhio. Un cavolo di roba a fuoco, ovviamente. Ok. Vai, 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 prendi il checkpoint. Mima, quanta roba. Cioè quanta roba, cioè quanti fulmini. Cioè poi tantissima roba, cioè tanta roba. Cioè mamma mia, è troppo bello. Occhio, occhio, abbassiamoci, devo prendere check. Mamma mia, un effetto tipo strabiliante. Quindi tipo una cosa fighissima. Vediamo un po'. Ah, in acqua devo atterrare? Questo, no, sto io non può andare in acqua perché me lo ricordo. Ah! Mi sono spaventato. Giuro che ce l'avevo vista, però pensavo che ero più in alto. O se no ero più a fianco, cioè. Ma porca Eva, comunque ci troviamo quando siamo là. Ragazzi, eccoci qua. Siamo dove eravamo prima, dove sono andato a schiantarmi contro la torre. Sì, la torre inferno, stavo dicendo. Le cose lì, avete capito. Non mi ricordo, cioè non mi viene in mente il nome. Comunque, apriamo i pirulini, sono aperti. Ah, apriti! Ok. Ah! Ok, ora mi fermo. Stai tranquillo. No, devo fare un'inversione. Vabbè, atterriamo, sti gran cavoli. Sì, ma ho failato malamente, appunto. Cioè, perché non mi ricordavo il tasto. Cioè, io schiacciavo R3, invece era L3. Quindi devo rifarlo per l'ennesima volta. Ok ragazzi, ci siamo. Dobbiamo fare un atterraggio perfetto. A terra, porca Eva. Frena. No, frena, frena, frena. Ah, di quanto? 112, va bene. Perfetto, 112. Perfetto, vittoria. Vediamo che cosa ci ha dato. Bronzo. Bronzo, sì, dai, ci sta, almeno ce l'abbiamo fatta. Non abbiamo fatto il fail di prima. Ed è la seconda volta. No, la terza volta ci provavo. Quindi, perfetto. Terza volta, terza posizione. Quindi, perfetto. Adesso vediamo che cos'è la prossima missione. Ah, atterraggio in movimento, ok. Mi bello, ci sta, dai. Allora ci troviamo subito dentro la missione. Ok ragazzi, eccoci qua. Siamo pronti, aggressivi, per atterrare sopra all'elicottero. Tempo limite, ok, 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 accendo, accendo. Abbassiamoci. Che cosa sto dicendo? Abbassiamoci. Vai, atterra. Come si atterra? Così. Vedi che bello atterraggio. Aia. Ti. Muoviti. Dobbiamo atterrare immediatamente. Adesso. Boom. Ho capito, ma se non inchioda come faccio? Ma è impossibile allora. Ragazzi, è mega impossibile. Vai. Oh, io sono qua. Ecco, perfetto. Frena, frena. Frena, ma che cosa? Devi frenare. Ma è colpa mia se non frena, scusa. Dai, ma ero sopra, mi ero atterrato. Ok, dai, adesso ci riesco, guardate. Allati, elicottero maledetto. Muoviti, non si alza neanche più adesso. Ok, vai. A terra, devi atterrarci sopra, non a fianco. Ok, ok. Abbassati. Ok, perfetto. Cioè ragazzi, ero sopra e ovviamente devo frenare io. Ma è impossibile, scusate. Adesso guardate, vado dritto per dritto e mi abbasso, guardate. Mi abbasso, bello tranquillo, mo giro. Alzati, alzati, scherzavo, scherzavo. Non si può scherzare nella vita, scusa. Nella tua vita non si può scherzare, io mi vado a scherzare. Mi vado a scherzare, ok, ok, ok. È mega impossibile. Ragazzi, questo qua è mega impossibile, è più difficile del primo. Che ci ho messo 40 anni. Ok, non devi atterrare giù. Ah!
Ok, rifacciamolo. Ok, ce l'ho fatta! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Troppo forte sono! E medaglia bronzo, ci credo! Anzi, almeno ho guadagnato la medaglia bronzo, meno di un minuto. Quindi sono forte. Ok, ce l'abbiamo fatta e ci troviamo nella prossima missione. Ok ragazzi, è un volo, si chiama volo informazioni. Dobbiamo volare tutti e tre insieme. Tutti e tre vicini, insieme. E dobbiamo stare vicini, vicini. Ok, perfetto, chiudiamo. Cioè, in realtà siamo in quattro. Ok, mi avvicino. Ok, le piace questa distanza. Ok, con l'indicatore di... Sì, ma non c'ho... Non faccio mica il tempo a leggere. Aiuto! Ho capito, Gino! È impossibile guidare sto aereo! Addio. Che bello, sono stato bocciato. Perfetto. Quindi ho capito che non è, cioè io non sono adatto agli aerei. Perché guardate, non riesco. Mannaggia, oh. Perché mi è venuto in mente di fare sta cosa? Vabbè, dai. Ci possiamo riuscire. Quindi ragazzi, mi riconcentro e proviamo e speriamo di riuscirci, non proviamo, speriamo e ci dobbiamo riuscire. Ok, ci troviamo dopo, basta. Ragazzi, scusate se vi ho tagliato così, praticamente questa missione, perché praticamente ho detto ci troviamo dopo, tipo una roba del genere, però alla fine ci troviamo dopo, nel senso che ho finito il video in poche parole, perché ragazzi ci ho messo letteralmente 20 partite per fare quella roba che non ci sono neanche riuscito. Ci ho messo una vita ragazzi, perché è troppo difficile, non riesco. Comunque nel prossimo video lo rifacciamo e facciamo e finiamo di fare ste missioni, speriamo di riuscirci. Comunque io ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto. Comunque io adesso vi lascio all'outro e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi. Sì, lo chiudo qua perché sono qui da un'ora a registrare. Quindi ragazzi io lo finisco qui. Nel prossimo episodio facciamo questi 2, 4, 5, cioè sì, questi 5. E niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. E nel prossimo video vediamo quanti soldi ci danno in totale. E niente ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video. Vi ricordo di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale, attivare la campanella e condividere il video con tutti i vostri amici. E commentate con qualche consiglio se volete. Comunque ragazzi, vi voglio ricordare che tra poco metterò la mia intro. Ancora la devo fare e devo pensare ancora un po' come farla. C'ho già lo scheletro. Cioè non so se dice scheletro, però ce l'ho già lì. Cioè le parole... Basta, non spoiler più niente, boom. Vabbè, ci troviamo in un prossimo video e noi ci vediamo in un prossimo video, appunto come ho detto prima. Ciao!